Raga, i fichi dell'albero al supermercato non li trovate buoni, è impossibile! Deve essere una gara tra voi e i vermi. Gorgonzola, fichi, facciamo il risotto. Tostatura del riso a secco, riso carnaroli, brodo vegetale, no dado. Togliamo il riso, mettiamo burro e scalogno, fiamma bassa finché lo scalogno sarà morbido. Rimettiamo poi il riso, facciamo assorbire il fondo, sfumiamo col vino bianco, alziamo la fiamma. È evaporato e ora partiamo col risotto. Brodo, piano piano che lo assorbe, ne aggiungiamo dell'altro. Il brodo deve essere sempre a ebollizione. I tempi scritti sulla confezione del riso sono più o meno giusti e le verdure del brodo, se vuoi, te le mangi, se non le butti, non c'è un altro utilizzo che io sappia. Nel frattempo apriamo tutti i fichi per controllare di aver vinto la battaglia contro i vermi. E la buccia si usa. Frutta nel risotto cotta non è che ha tanto senso. La mettiamo a fine cottura e poi un po' sui piatti. La cosa più difficile sarà cercare di non finire le materie prime prima dell'arrivo del risotto. Non aiuta che non possiamo allontanarci visto che dobbiamo aggiungere il brodo un po' alla volta. A fiamma spenta aggiungiamo il gorgonzola e lo facciamo sciogliere. Mettiamo pure 4 fichi di numero così per fare finta. Chiudiamo e facciamo riposare per 2 minuti. Il riposo da calcolare all'interno dei 14-15 minuti che sono scritti sulla confezione, se no viene scotto. Sui piatti, fichi, del pepe, dei fiocchi di gorgonzola e pronti. È buono. Vabbè, ma questi fighi sono la fine del mondo. Sì, ho lottato con vespe, ragni e mosche per averli. Ne basta la vena. Sì.